Alberto Selmi per l'Aminam, la vostra presenza al CERSAIE? Sì, la nostra presenza al CERSAIE deriva un po' dalla nostra tradizione di produttori di lastre ceramiche. Questa è la fiera per il mondo del trade, appunto, della ceramica, quindi per noi è fondamentale esserci. Quindi è una fiera rivolta soprattutto ai distributori del mondo, è un momento di incontro con gli operatori soprattutto che vengono anche da mercati emergenti, quindi che magari vengono in Italia solo una volta all'anno. È una presenza doverosa e siamo contenti di essere qua. Avete uno stand che riassume un po' tutte le vostre linee per l'architettura, queste nuove ceramiche, legno? Sì, noi siamo un'azienda che produce questa meravigliosa lastra di 1 m x 3 di 3 mm di spessore. E il valore principale della nostra gamma è appunto la profondità dei colori. Attualmente siamo arrivati a 68 superfici che mettiamo a disposizione dell'architettura, quindi al di là di questa nuova collezione Linfa che presentiamo al CERSAIE, io ritengo importante la profondità della nostra gamma come valore principale, in quanto l'architetto e il designer si può esprimere nella maniera più completa, potendo scegliere diverse superfici di ispirazione a volte completamente originale, a volte invece di ispirazione legno o tessuto. Comunque l'architetto e il designer si possono divertire con noi. Massima libertà, e anzi noi siamo un'azienda che ama interloquire con i designer, quindi spesso le nostre ricerche partono da idee di progettisti che seguiamo per realizzare dei progetti che possono essere il progetto del rivestimento di un edificio o semplicemente la realizzazione di un mobile, di un pezzo d'arredo. Quindi noi è un dialogo continuo che abbiamo col mondo dell'architettura. È per questo che abbiamo aperto una showroom a Milano, fra l'altro di recente, durante il Salone del Mobile. È per questo che saremo anche al MAD Expo fra un paio di settimane, appunto perché noi riteniamo che il nostro cliente principale, colui che influenza la domanda, che guida un po' le tendenze, è appunto l'architetto e le sue opere, le sue realizzazioni.